Allora, meno 10, 9, 8, 5, 6... Ma cazzo, non posso andare io indietro se lì va avanti! Pronto? Oh! Anzaldo! Come stai? Beh, non fai niente, tu non hai mai fatto niente di significativo. No, siamo, come ben sai, siamo tutti fermi, quindi non ti posso mandare dei soldi, Anzaldo. Anch'io fino a quest'estate non lavoro. Tu, per tua fortuna, sei tirchio, quindi magari hai messo via un sacco di soldi in questi anni. Io invece, come sai... No, non sto facendo niente, però adesso sto preparando il mio controfilm di Natale. Cazzo ridi, Anzaldo? Affanculo! Lo capisco perché per me è più facile rispettare le regole. Vi sentite così oppressi, rivendicate la vostra libertà, la libertà di espressione, ma quando dovete esprimervi dite stronzate, la libertà di opinione, ma non avete opinioni. Parlate di autodeterminazione, ma siete contro ogni regola, anche grammaticale. Ci sono libertà che voi stessi impedite. Oggi non c'è libertà di ascolto. C'è sempre qualcuno che alza la voce, qualcuno che impone l'attenzione su se stesso. Siete ossequiosi dei soldi. Ma di che libertà stiamo parlando? Se la tua libertà finisce, dove finiscono i tuoi soldi? Per me è più facile rispettare le regole, perché non credo nel potere magico dei confini, che sono solo segni virtuali disegnati da qualcuno su una mappa, probabilmente dopo aver ammazzato qualcun altro. Se le cose fossero andate diversamente, i disegni sarebbero stati altri. Io non riconosco l'Italia. È per questo che mi viene facile seguire le sue regole. E lo vedo tutti i santi giorni che voi, che vi sentite così patrioti, che avete tanto bisogno di autostima da ripetervi l'un l'altro che siete i migliori di tutti, proprio voi... Odiate qualunque regola di convivenza decida questo paese. Evadete le tasse, ma poi chiedete aiuti allo Stato. Aiuti che altro non sono che i soldi delle tasse dei vostri concittadini. Passate col rosso, saltate la fila. Dite che le cinture di sicurezza sono una stronzata, che qualunque decisione è una stronzata, che qualsiasi cosa vi provochi il minimo fastidio è una stronzata. Io sto bene attento a non confondere quelli che mi sembrano paradossi sociali con ciò che semplicemente non rientra nella mia sfera di sopportazione. Non è che rispetto gli altri perché li ritenga esseri speciali. Li rispetto perché ho scoperto che se tutti rispettassero tutti si vivrebbe meglio. Persino dentro un paese disegnato su un foglio di carta. Quando guardo tutte quelle brutte persone che si alzano la mattina con l'unico scopo di fottere il prossimo, che si beano di quanto sono stronzi, quando li vedo affannarsi per ottenere un vantaggio, un privilegio, un compenso non equo, non mi sembrano felici. Anzi, li vedo disorientati come tutti. Il loro sorriso è solo il tatuaggio di un simulacro di felicità. Questo è il produttore del film, quello che caccia i soldi. A lui non chiedo come la pensi politicamente, né se sia moralmente ineccepibile. Questo lo faccio solo con chi non conta niente. Pronto? Signor Balasso, ho letto la sceneggiatura e non ci ho capito un cazzo. Buon segno, signor Moloch. Me lo può spiegare? No, un film non si può spiegare, al massimo si può raccontare. Ecco, me lo racconti, anche perché ho investito decine e decine di euro in questo film. La mattina che in una piccola chiesa di periferia
Padre Basso, un prete allontanato dalle gerarchie in un luogo in cui non potesse nuocere alla gente che conta, si pronunciava nel solito inascoltato sermone tra gli abitatori della messa prima. Tra i pochi astanti c'era Debbie, un'aspirante attrice giunta a un bivio della sua vita. Cari fratelli in Cristo, miliardi di telefoni, di computer, di tablet vengono staccati dai loro caricatori, utilizzati e poi rimessi a caricare decine e decine di volte al mese. Miliardi di kilowatt vengono utilizzati per far funzionare quei supporti sui quali noi scriviamo tutti i giorni che bisogna risparmiare energia. Di che cazzo stiamo parlando? Milioni e milioni di brave persone parlano di ritorno alla natura mentre ricaricano le loro biciclette elettriche, i loro monopattini ricaricabili. Milioni e milioni di applicazioni simulano la realtà rubando energia alla realtà. È così, giochiamo a scacchi sul telefonino, scriviamo con la penna elettrica che sembra vera sopra uno schermo retroilluminato che sembra un quaderno vero e simula la pressione del pennino, la pressione del pennino. E così suoniamo la chitarra acustica pigiando col plettro contro il telefonino dove ci sono le corde che sembrano vere. Di che cazzo stiamo parlando? In una nazione opulenta, colui che vive con un tetto sopra la testa, ha due pasti al giorno, relazioni umane e mezzi pubblici su cui spostarsi, vive sotto la soglia di povertà. Mentre poco più in là, durante lo stesso giro di sole, migliaia e migliaia di persone muoiono di fame. Di che cazzo stiamo parlando? Io dico che se avete cura di ciò che siete, rispetto di ciò che non siete, potrete definirvi esseri umani. Diversamente sarete solo animali merdosi che strisciano nel fango della prima impressione. Ecco la domanda che Debbie si stava ponendo da qualche tempo. Continuare ad aggirarsi tra le stanze della prima impressione o aprire le finestre, uscire, provare insomma a respirare l'aria consentita dalla propria umanità. Nel frattempo intorno a lei tutto un mondo si arrabattava a fare apparire necessarie a tutti le proprie psicosi. Allora cari, il mago Olletto vi dice il futuro dei vostri investimenti. Solo il mago Olletto vi legge le carte di credito. Pronto? Pronto caro, dimmi. Volevo sapere se è ancora conveniente investire nel mattone. Ho circa 200.000 euro da parte perché ho fatto tanto nero quest'anno. Dipende di che mattone stiamo parlando. Facciamo le carte. Sì. Ecco, dimmi il numero della tua carta di credito, caro. Allora, 800-705-902-1116. Ah, una carta del credito impossibile, la nuova banca rampante del gruppo Zancan. Bene, e data di scadenza? 11 luglio 2025. Bravo, caro. Dimmi il codice di sicurezza. 8899-1112. 8 cifre, ta morti. Non ci sarà mica un sblocco con impronta dei diti, spero. Bravissimo. Mi raccomando, non mettete mai codici di sblocco digitale che sono solo raccolte dati per i database della CIA. Allora caro, vediamo qua cosa dicono le carte. Ci sei? Ascolta caro, l'oracolo dice che su 100 incidenti stradali 9 persone perdono la vita alle 3 di notte, quindi per i vostri incidenti scegliete orari più favorevoli, insomma, ecco. Ma cosa significa? Non lo so, l'oracolo dice, non spiega. Comunque tieni in mente queste tre cifre: 109 e 3. Senta, mi è appena arrivato un SMS di un ammanco sul mio conto di 193.000 euro. Pronto? Ma cos'è successo? Pronto, qua? Sento niente. Senta, non pronto? È che siete responsabili. Pronto, caro, ci sei ancora? Pronto, io sento benissimo. Pronto? Io la sento. Niente. Data via la linea. Adesso sentiamo i consigli del sponsor. Questo programma è offerto da Gesù Commerciale. Salve, sono Gesù Commerciale. Anche questa settimana vi presentiamo due prodotti per la casa e la famiglia: caraffa sempre piena e pane miracoloso. Caraffa sempre piena. Per 1.800 euro una caraffa d'acqua che non devi riempire mai, e per 3.600 euro la versione Transformer, la caraffa che trasforma l'acqua in Jägermeister.
Pane miracoloso, 1800 euro e non dovrai più comprare il pane. Pane miracoloso si moltiplica mentre lo tagli. Purtroppo, cari amici, oggi devo raccontarvi un fatto increscioso di cui sono stato vittima. Questo che vedete nella foto è un giornalista, si chiama Santo Farisei Ipocriti. Sentite cosa ha avuto il coraggio di dire oggi. Domani, su questa emittente, condurrò un programma di approfondimento culturale sui personaggi d'attualità. Il titolo della puntata di domani è «Chi è Gesù commerciale? È quello che dice di essere oppure è un falso profeta? Da dove vengono i suoi prodotti miracolosi?» Un'azienda da quasi 2 miliardi l'anno e molti dubbi sul suo passato. Ci saranno interviste in studio e filmati inediti. A domani. Come si può mettere in giro queste calunnie sul mio conto proprio quando il padre mio è in città? Ma dimentichiamoci le cattiverie, anche perché si sta avvicinando il mio compleanno. E ricordatevi di acquistare caraffa sempre piena e pane miracoloso. No, caro, non hai capito un caso, noi siamo una ditta seria, va bene? Esperienza e coerenza, va bene? Sono sul mercato da una vita, sono, fin da quando vendevo uovi di struso. Ghetto capio, mona? Sì, caro, sì, è che a gran puttana dei tomare. Sì, va a cagare tita morti, non me ne c'ava un caso dei... Siamo ancora in diretta col mago Olletto che vi legge le carte di credito. Sentiamo la prossima telefonata. Dimmi, caro. Pronto, sono un imprenditore della provincia di Vicenza. Voglio sapere se mi conviene assumere o no. Sa, in questo momento siamo in crescita con l'azienda. Pensavo che un allargamento del parco umano potesse apportare guadagni. Oppure una cassata. Pronto? Pronto? Mago? Sono io al telefono o no? Pronto? Io mi sento? Mi sente, Mago? Pronto? Ma sto parlando io o sta parlando lei? Pronto? Mago? Chi ha chiamato? Pronto? Gismo, sono Delmo. Ho appena intravisto una possibilità. Forse gavemo il nostro medium? Basta che firma qua. Ragazzi, mi cavate le castagne dai maroni a subentrare nel mio canale satellitare pagando ben il 5% dell'affitto. Sapete, io senza truffare i sprovveduti non so stare, eh? E mi dispiacerebbe perdere il canale per un semplice attacco cardiaco gravissimo. E anche qua, sa, per la privacy. Ah, privacy. Ecco. E cosa pensate di trasmettere nel canale satellitare? Ma... che brave persone, non hai neanche voluto la privacy. Però qua i documenti, tutto a posto, tutto in regola, eh? Vedo che il mago Olletto paga il 95%, generoso. È una brava persona. Vabbè, veniamo allora ai contenuti artistici. Noi ci mettiamo due sponsor all'inizio delle trasmissioni e due sponsor alla fine. E voi potete portarvi due sponsor da casa, eh? Sì, ma a noi non ci interessa i sponsor, né vostri né nostri. Ah no? I nostri sponsor istituzionali sono obbligatori, eh? Si sbaglia, sono facoltativi. Ah, mi dispiace, ma noi abbiamo delle regole. Mi dispiace, ma noi abbiamo delle foto. Una persona che ci può essere utile sessualmente ha tutta la nostra attenzione, anche quando dice cazzate. Signor Guru, abbiamo il canale satellitare e pagato a buon prezzo. Bene, passiamo all'azione. Eppure, non mi ricordo di aver mai conosciuto questa gente. Mo. Una settimana prima. Sì, gli effetti vanno bene. Forza ragazzi, voglio vedere una cosa convincente adesso, eh. Vai con la musica. Thank you.
no, no, aspetta, 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 ferma tutto, ferma tutto, ferma tutto, accendi. Che cazzo state facendo voi due? Ci ha detto di sperimentare e stava sperimentando. Ho detto sperimentare? Non fare pena. Qualcuno può dire a Gianmaria Martini di fermarsi, per favore? Allora, osservate, intorno a voi c'è un Caravaggio, va bene? Questo è un quadro, un Caravaggio. Dentro questo Caravaggio ci sono due merde. Le due merde siete voi. Ma in che senso, scusa? Tu, per esempio, cosa stavi facendo? Che io? Eh sì, tu, Delmo, dai, non siamo le medie, forza. Allora, qual è il tema di questo quadro? È l'ingegnosità dell'uomo, ah. Infatti, stiamo rappresentando l'uomo che si ingegna, ricerca la scienza, lo smartphone, eccetera. Insomma, vedete Gianmaria Martini dietro il telo come rappresenta bene l'affannarsi dell'uomo alla ricerca di un'idea. È perfetto, ma qualcuno può dirgli di fermarsi, per favore? No, ma io facevo proprio l'uomo che scopre fuoco. E fuoco fa le scintille e la scintilla è come l'idea che balugina, no? L'idea che balugina? A me sembrava più un cretino che facevi su Fumigi, diamo! E tu, Rita, cosa facevi? Io rappresentavo lo stupore dell'umano non ingegnoso di fronte... alle scintille dell'umano ingegnoso. Ma no, questo è un bieco cliché. Beh, detto da un regista che si veste da regista. Ah sì? E allora te ne vai subito da questa compagnia. Sei protestato, sgombra il tuo camerino immediatamente. Oh, se c'è una qualità che hai è che non sei permaloso, eh? Mi ricorderò di te. Che bella cosa che mi hai detto. Avevi 80 euro. Quelli di Renzi? Eh no, i miei. Ti ricordi il ristorante cinese? Che volevi pagare tu e la banca ti ha bloccata la carta? E alla fine ho pagato io. Beh, spero tu abbia apprezzato il gesto. Ma l'ho fatto io il gesto. Ti restituirò gli 80 euro, costa quel che costa. 80 euro costa. Cioè, ma sei tanto pesante te però. Basta Martini, che è finita da mezz'ora sta performance. A mai più rivederci. Va a cagare. E che, signor regista, che posso prendere il camerino di Telmo? Sempre una settimana prima. Beh, a fare la parte del leone, anche quest'anno c'è la nostra squadra d'assalto, per così dire. Il trittico di incursori anali. Final cut, gentile ma deciso. Revenge, per chi non ha voglia di scherzare. E Terminator, per i culi più esigenti. Messi insieme, realizzano più soldi di un parcheggio in centro. Bene, se analizziamo le tendenze del pubblico rappresentate in questo grafico a torta, scopriremo che ciò su cui dobbiamo concentrare i nostri sforzi è l'ano. Vabbè, basta, potete andare. Ci aggiorniamo domani mattina per il salone di Francoforte. Ah, no, signor Venturini, lei resta. Scusi se glielo dico, signor Venturini, ma ho l'impressione che lei non prenda sul serio il lavoro. Non so in che senso dovrei prenderla sul serio. Lei pensa che oggi saremmo la prima azienda di accessori consolatori al mondo se mio padre, quando ha fondato la sua azienda di preservativi, non avesse preso sul serio il lavoro? Cos'è? Non lo trova dignitoso? Io, se vuole, trovo dignitosi i preservativi, ma stiamo parlando sempre di impermeabili per il cazzo. Non mi piace questo atteggiamento supponente, Venturini. Lei sta parlando con un cavaliere del lavoro. L'azienda che la paga fattura 190 milioni l'anno. Siamo d'accordo, ma l'entità della cifra non cancella il fatto che la gente si fica in culo i nostri idranti di gomma. Ecco, i clienti si può dire che il nostro lavoro lo prendono sul serio. Ma cos'è? Vuole essere licenziato? Si rende conto di quello che dice? Cosa vuole che le dica? Mi piacciono i bambini, la gente dovrebbe scopare senza pensieri e tutto sto tempo perso a ciucciare del lattice... Mi sembra ridicolo. Lei è ridicolo con la sua Tesla e questa sua democratica comprensione per la schiavitù. Con questo lessico da persona seria, il suo giocattolo di 29 anni sotto contratto matrimoniale, lei non lo trova ridicolo questo? Io apprezzo l'impegno. Lei ci prova a dire frasi come l'incidenza dei nostri prodotti sul mercato. Ma lei pensa di potersi permettere? No, è lei che non può permettersi di ostentare serietà. Il ridicolo la tiene sotto scacco. Ma dove va? Lei è licenziato! Troppo tardi, sto già andando. Il mondo ti sta largo. Nessuno ti stima. Forse hanno ragione tutti gli altri, ma forse no. Scoprilo col nuovo corso del guru dei rifiutati. 20 euro, segui la freccia.
Ah, però, un successone questo corso, eh? Se vuoi trovare un'aula piena, iscriviti a un corso per influencer. Cos'è l'aula degli spiritosoni? Se vuoi fare spiritosoni, iscriviti a un corso di stand-up. Mi rendo conto che la vita ti ha messo alla prova. Comunque non è una gara a chi risponde per ultimo. La metto davanti. Beati i primi. Oh, ti interessa il programma del corso? Grazie. Ma non c'è scritto niente qua. Il guru dei rifugiati sì che è uno spiritosone. Si vede che sto guru qua è uno che non vuol far programmi. Bene bene, vedo che abbiamo raddoppiato gli iscritti dell'anno scorso. Benissimo, allora intanto cominciamo con una premessa. Datemi 20 euro a testa. Ma dobbiamo pagare direttamente l'insegnante? Ah, se preferite darli a una segretaria, che dopo mi dà i soldi a me, però bisogna pagare la segretaria dopo, non bastano più 10 euro. Ma lei ce n'ha chiesti 20? Avrò avuto i miei buoni motivi, mettete i soldi nell'urna, eh? Allora, fra tre quarti d'ora ho il corso di Pilates, quindi non perdiamo tempo. A cosa serve questo corso? Al momento serve a lei a chiederci 20 euro a noi. Il risentimento non ti porterà da nessuna parte. Vi faccio una domanda facile facile. Quando è che il bambino mette in discussione i genitori? Da adolescente. Quando cresce. Certo, quando cresce. Ma perché lo fa? Perché man mano che cresce il bambino capisce che presto i genitori saranno autorizzati dalla legge ad abbandonarlo. Non saranno più obbligati a mantenerlo. E cosa vuol dire? Che non è vero che la gente vuole essere amata. In verità la gente non vuole essere rifiutata. La rabbia giovanile è paura dell'abbandono. Comincio a perdere fiducia in questo corso. Sì, ma in pratica cosa apprenderemo seguendo il suo stage? A fare i soldi, facendo leva sulla paura del rifiuto. Ah, però! Vi interessa? Ovvio! Per partecipare bisogna superare un test molto difficoltoso. Oppure versare 20 euro a testa. Piano piano si svela il senso del corso, eh? Ustia, mi sono ricordato che in quest'aula tra un po' c'è il corso di selfie, quindi trasferiamoci al bar per il prosieguo della lezione. Corso del selfie? Vi presento Debbie. La mia assistente. Piacere, Debbie. Lui è Gizmo. Io sono Gizmo. Poi c'è Delmo. Piacere, Delmo. Ecco qua. Bene, sono 20 euro a testa. Grazie. Ma come? 20 euro? Vi facciamo la ricevuta? Perché? Perché? Beh, è per l'assistente. Dovrebbe lavorare gratis. Potete fare anche un bonifico? Scusi, ma lei cosa sa fare esattamente? Che cazzo guardi? Ah, niente, per una questione scientifica. Mi stavo chiedendo perché le femmine dovrebbero vergognarsi dei loro capezzoli e i maschi no. Perché hanno a che fare col sesso? Non hanno a che fare col sesso, hanno a che fare con l'allattamento e la maternità. Sì, ma i capezzoli si possono ciucciare. Anche un dito si può ficcare in culo, ma la gente non si vergogna dei diti. La vergogna ci viene insegnata da piccoli. Se vivessimo in un mondo in cui il naso è fonte di vergogna, la gente girerebbe completamente nuda, ma con dei graziosi copri naso. Vorrei protestare contro questa sceneggiatura. Perché? Perché sono l'unica donna e mi usano solo per parlare di tette. Ferma, basta. Parliamo ora di tre donne importanti che hanno fatto la storia. Marie Curie, l'unica donna al mondo a vincere due Nobel in campi diversi e scopritrice del polonio. Rita Levi Montalcini, premio Nobel per la medicina, è riuscita a identificare l'accrescimento della fibra nervosa. Maria Montessori, neuropsichiatra infantile, nota per il metodo che prende il suo nome. Nello Sri Lanka c'è un francobollo dedicato a lei. Va bene così? No. Avete fatto vedere tre donne morte, a me continuate a guardarmi le tette. Ma scusi, ma lei a che titolo è qua? Cosa ha combinato? Quali competenze ha? Ho due lauree scientifiche e una in filosofia. Di recente Science ha pubblicato un mio articolo sulla depressione dei licaoni. Insegno nanotecnologia in Ohio. Ho scritto un libro di sociologia sull'intelligenza artificiale all'interno dei social.
Sì, ma nello specifico, voglio dire. Va bene, torniamo alla nostra lezione. La prima cosa per affermare la propria presenza è comunicarla. È come si comunica attraverso un medium, un mezzo di comunicazione. Se tu possiedi il mezzo, non importa il messaggio, hai già comunicato il messaggio, e il messaggio è che possiedi il mezzo di comunicazione. È come una parata militare, non serve che spari, basta mostrare le armi. Il medium è il messaggio. E che medium ci serve? Ci serve un canale televisivo. Deve essere defilato, perché il mistero si ammanta sempre di segretezza. Deve essere abbordabile economicamente. Sì, ma la televisione è morta? Certo, è morta come un binario morto che ha un suo tragitto e che ti porta da qualche parte se lo sai usare. Domandiamoci cos'è successo al pubblico. Nel passato la televisione ha imposto quello che Umberto Eco definiva il superuomo di massa. Mike Buongiorno, Paolo Brosio, insomma l'imbranato consolatorio. Poi è arrivato Gianfranco Funari, gli spalti si sono riempiti di persone che sparavano qualunque giudizio su qualunque cosa. Per partecipare ai talent, decine di migliaia di persone affrontano code estenuanti, attese infinite e stressanti solo per avere il diritto di essere concorrenti. La gente vuole apparire, la rete ha solo amplificato questa pulsione alla massificazione, all'assembramento, quest'ansia di dare a qualsiasi domanda una risposta qualsiasi da parte di chiunque. Ormai abbiamo abbandonato il superuomo di massa, oggi c'è la supermassa. Cos'è? Uno strisciante! Ma ce n'è sempre di più. All'inizio ci stupivamo quando li vedevamo passare. Dicevamo, bisogna fare qualcosa. Poi abbiamo notato che erano tanti. Fare qualcosa non bastava più. E allora ci siamo abituati a vederli strisciare accanto a noi. E piano piano abbiamo imparato a non farci più caso. Noi cerchiamo di evitarli perché abbiamo troppa paura di diventare come loro. Tempo presente. E adesso che abbiamo lo studio di Olletto, cosa facciamo, signor Guru? Inizia la fase 2 del nostro piano. Sì, ma qua bisognerà mettere un po' a posto, rimodernare. No, va bene così. Anzi, toglieremo tutto, ma quello che andremo a fare lo capirete meglio nella prossima lezione. Qualche sovrano russo fece mettere dei fregi dorati sui palazzi d'inverno. Qualche altro sovrano russo, più modesto, li fece togliere per sostituirli con della vernice. Oggi Putin, democraticamente eletto, fa rimettere i fregi usando 10 volte più oro. La democrazia non è servita a fermare i padroni di anime, ma come fanno a controllare le anime? Semplicemente mettendole al centro della scena. Nella pubblicità di Chrome, il browser di Google, c'è scritto scrivi di meno, trova di più. Ma che cosa significa scrivi di meno? Significa che il resto lo scrivono loro, tu accenni solo a una parvenza di pensiero. Nello spazio vuoto dei post di Facebook c'è scritto a cosa stai pensando? E il punto interrogativo è retorico, lo sanno già a cosa stai pensando. I privati cittadini che sono diventati magnaschei al punto di poter comprare intere nazioni. Sono gente per cui il mondo è un gigantesco all you can eat. Quello che succede nel mondo dipende solo dai piatti di loro gradimento. Sono loro che costruiscono le cattedrali dei nuovi culti. E oggi la maggiore ricerca delle aziende, delle università, dei centri di ricerca è la manipolazione dei desideri delle masse. L'università di Stanford è dentro l'area dove stanno le principali aziende tecnologiche del mondo. In questa università si insegna l'arte di manipolare le persone attraverso il controllo dei meccanismi del cervello. La performance più richiesta è l'attenzione. Il capo di Netflix, Reed Hastings, ha dichiarato che il più grande competitor della sua azienda è il sonno. Quando un'azienda investe miliardi e ti offre prodotti gratuiti o a pochi spiccioli, tu pensi, beh, in fondo non mi costa poi molto. Invece quello che dovresti domandarti è se non vogliono i miei soldi.
Cos'è che vogliono da me? Perché chiedono la mia attenzione? Questo vale anche per le pubblicità? Negli anni 50, gli inserzionisti dei programmi televisivi americani si lamentavano dell'elevata qualità dei programmi che nuoceva ai prodotti, perché durante le pause pubblicitarie i telespettatori parlavano tra di loro del programma ed erano meno ricettivi ai messaggi commerciali. Un pubblico addormentato compra di più. Negli anni 80 Alfred Todman era a capo dell'azienda di fast food A&W e decise di fare concorrenza alla McDonald's. La A&W mise in commercio, allo stesso prezzo di McDonald's, un panino con dentro un terzo di libra di carne, mentre in quello di McDonald's c'era un quarto di libra di carne. Grande campagna promozionale! Pessimo risultato! Un flop! Cos'era successo? La A&W commissionò indagini di mercato. La maggior parte delle persone trovava la carne di A&W addirittura più buona di quella di McDonald's. Ma allora perché gli americani preferivano il panino McDonald's, che aveva anche meno carne? Continuando ad indagare, scoprirono il motivo. La maggior parte degli americani era convinta che un terzo di libra pesasse meno di un quarto di libra. Quindi non capivano perché avrebbero dovuto pagare lo stesso prezzo per un panino che aveva meno carne di quello di McDonald's. Le leve che muovono le masse sono i motori di ricerca. Tutti cercano, pochi trovano. Ma i motori non guadagnano su chi trova, guadagnano su chi cerca. Le attività commerciali legate a Lourdes non guadagnano sui guariti, ma sui malati. Il più grande motore di ricerca del Medioevo era la Chiesa. I milioni di disperati che affollavano le cattedrali cercavano la vita eterna. Io non so quanti l'abbiano trovata, so che molti hanno pagato per cercarla. Accendi la luce. Interessante questo pistolotto. Ma noi adesso che abbiamo il canale satellitare, cosa vendiamo alla gente? Beh, ma poi non bisogna mica solo vendere, no? Siamo comunicatori, dobbiamo fare cultura anche, fare programmi artistici, educativi. Mi piace per te che fai teatro, ma il teatro oggi è uno sfizio, parla solo di se stesso. Gli artisti non parlano della gente, parlano dei problemi degli artisti. Ma l'artista non è più al centro della scena. Il centro della scena è già affollatissimo. I più grossi software professionali per la creazione artistica hanno abbandonato il mercato professional per buttarsi sul mercato consumer. Oggi è il consumatore che produce l'arte. Un'arte di merda, se vogliamo, ma capillarmente diffusa. Quella del dilettante è la professione più esercitata. Ma se l'artista non è più al centro della scena, chi c'è? Qual è il protagonista illuminato dalle luci? I politici. I calciatori. No, gli spettatori. Oggi il vero protagonista è lo spettatore. Fin dal giorno in cui da bambino mette in fila quattro pedalate sulla sua piccola bicicletta, l'umano sociale impara a dire guardami, guarda quello che faccio. Il ragazzo porta l'amorosa in casa, come il gatto che mette le prede davanti alla porta. La ragazza impara presto a fare della sua faccia la propria maschera. Ogni volta che diciamo ti devo parlare, intendiamo dire mi devi ascoltare. Fin dal giorno in cui i suoi genitori lo mettono sopra una sedia perché dico una poesia di Natale, l'umano occidentale capisce che ha un uditorio. Le masse sono solo anime in cerca di padroni. Perché se vuoi stare al centro della luce, hai bisogno di qualcuno che ti illumini. Hai bisogno del padrone della luce. Ma noi non vogliamo essere acquistati, giusto? Non vogliamo far parte della supermassa, vero? Noi vogliamo essere i padroni della luce. Ecco cosa venderemo. Gli spettatori saranno la nostra merce. Venderemo spettatori. Venderemo spettatori agli spettatori. Per settimane il nostro canale trasmetterà un solo cartello. Vuoi essere protagonista? Vieni a fare lo spettatore. Ma è il paradosso del mentitore. La menzogna
è l'unica verità possibile! Non è un paradosso! Le nostre frequenze trasmetteranno spettatori 24 ore su 24 e il numero di spettatori varierà a seconda del contratto. L'umanità intera soffre di un disturbo narcisistico della personalità. La gente adora essere osservata, avere un pubblico anche quando fa le cose più banali. Elemosinare attenzione. Questo è il significato dei nostri tatuaggi, dei nostri vestiti, delle nostre macchine, dei nostri atteggiamenti. L'umanità non è mai cresciuta, sta vivendo un'infanzia protratta. L'adulto non è altro che un bambino che ha cambiato lessico. E proprio sulle cose su cui frignano di più, noi andremo a fare i soldi. Il loro fottuto terrore di venire abbandonati. Avremo alleati potenti. La vanagloria, l'istrionismo patologico, l'ansia di approvazione, l'autostima e altre puttanate del genere. Un anno dopo. Oggi si inaugura la nuova sede centrale della più potente società europea dell'immagine, partita in un garage di Rovigo e formata da due ragazzi che hanno acquistato un canale satellitare e sono riusciti a creare un impero in un anno. Oggi la Nikon ha studios in tutto il mondo, eppure l'idea di partenza sembrava una scommessa impossibile. Trasmettere solo spettatori è quello che hanno fatto questi ragazzi in pochissimo tempo e ci sono riusciti. E così due ragazzi disoccupati di tagli di Po si sono dati da fare e hanno fatto scendere gli eserciti nella valle di Sion. Erano proprio in quel momento che Giacobbe disse: radunate le greggi, isolate i montoni. Ed ecco, essi isolarono i montoni, radunarono le greggi e come per incanto i loro nemici perirono. E fu proprio in quel momento che apparse l'agnello, la lucerna d'oro. Prima che si annuvoli il giorno e la casucola cada nel polso, vanità delle vanità, disse Coelet, tutto è vanità. Allora, al nostro primo miliardo. Alla nuova sede? Ci pensi, soltanto un anno fa eravamo rifiutati dai capi, dai registi, dagli apparati. E adesso? Guardaci qua, fatturiamo un miliardo l'anno, abbiamo più fregna di Scanzi e il Gazzettino ci cerca per un'intervista. Eppure, non mi sembra di aver fatto niente di importante. Hai fatto i soldi? Non ti basta? I soldi? Rispetto a quello che volevo fare? Ma per me è un po' come quando sei condannato a morte e ti offrono l'ultima sigaretta. Però te non fumi. Sei il campione dell'allegria. Pensiamo alle cose belle, va, cerchiamo il guru. Io mi sento perso senza il guru. Pronto, guru? Dove siete? Ah, siete già là? Sì, sì, stiamo arrivando. Sono già là. Parla Debbie con la stampa, e meno male. Io ogni volta che parlo in pubblico va a finire che dico stronzate. Ah, a proposito, ho fatto una ricerca su Wikipedia. E perché? È per sapere qualcosa di più sulla Debbie, non sappiamo niente di lei. E cosa hai trovato? Niente. Perfetto. Ma poi ho cercato sul deep web. Senti, abbiamo una conferenza stampa importante e sarà proprio lei a parlare coi giornalisti. Dovremmo fare quadrato invece di pensare alle stronzate. D'accordo, ma prima guarda questo video. Cosa stai cercando, giovane, che ti prende l'attività che non usa? Cos'è lassù? La semplice mania di protagonismo? Mania protagonismo? O è la ricerca della carica di adrenalina? La carica di adrenalina? E ora andiamo a vedere la criminale stasera. La criminale stasera si chiama Debbie Nyan. Debbie Nyan, settimana scorsa, ha rapinato un negozio di riparazione unghie. Andiamo a conoscere questa criminale, andiamo a conoscere. Debbie Nyan comincia come modella nel 2014. Fate entrare la modella. Ma io sono già qua. Dove qua? Qua. Va bene, dai, mettiamo una pedana. Perché? Gli è scartata l'alta moda per la statura e trovi impiego nei servizi fotografici per i pacchetti di sigarette. Ma più sofferente devi essere, più sofferente, dobbiamo essere deterrenti, e il fumatore deve vederne la persona che sta male. Ma guarda che io sono sofferente, il pomodoro mi fa cagare. Dai ancora. Madonna. Finalmente mia, avevo che sono digitale e cominciamo con i doppiaggi. Quale devo leggere? La 3. Va bene.
I signori passeggeri sono pregati di non oltrepassare la linea gialla. Va bene, facciamone un'altra, però con meno accento stavolta, eh? Ma che accento? La domanda è: il guru lo sa che lei ha fatto una rapina 4 anni fa e soprattutto che è un'attrice? Fa una cosa, controlla la fonte di quel video. Sì, ma prima devo fare un'operazione di home banking. Sì, ma sbrigati, io intanto provo a richiamarli. Cismo! Cosa? I nostri conti! Come? Sono svuotati! Perché? Anche le sedi! Vendute! Quando? Nella notte! Da chi? Chiamiamo il guru! Non risponde! Bravo io! Non c'è! Come? Non ce l'ha più in rubrica! Neanch'io! Siamo rovinati! Perché? Emergere per venire mangiati, eh? Questo è il destino delle anime in cerca di un padrone. C'è un brodo in cui le persone stanno ribollendo. Tutti cercano di emergere, di risalire la brodaglia per venire catturati da un cucchiaio importante. E i poveracci che ottengono successo pensano di avercela fatta, invece non sanno di essere solo un ghiotto piatto nell'enorme All You Can Eat organizzato dai padroni di anime. Quello che bisognerebbe spiegarsi è come mai ogni teoria che componi finisce per portare dei soldi sul tuo conto corrente. È una domanda a cui non rispondi mai. È incredibile questa storia che si può capire il tuo stato d'animo a seconda di come muovi il telefono. I padroni della luce stanno portando avanti studi comportamentali. Il telefono ha il giroscopio e registra ogni micromovimento. E può funzionare anche al contrario. In che senso? Non lo so, tipo che fai un videogioco che provoca dei micromovimenti al polso che il cervello li legge e li trasforma in stati d'animo preventivati. Ho trovato il tema del corso dell'anno prossimo. Il gaming. Il futuro è lì, nel controllo delle console. Amore, mi spalmi la crema? No. Salve, sono Natalino Balasso. A questo punto del film sono finiti i soldi. Cosa si fa in questo caso? Si utilizza la cosiddetta tecnica dello spiegone, cioè si inseriscono un paio di personaggi che generalmente non c'entrano un cazzo col film, i quali fanno un dialogo che serve a raccontare come sono andate le cose. Il spiegone! Buongiorno. Salve! All'Imperial di Porto Tolle, per favore. E in fretta. Appena fa verde partiamo, eh? Ha sentito quella storia, eh? Cosa? Quella storia là che... Cioè? L'hanno scritta tutti i giornali, eh? Non leggo i giornali. Vabbè, loro l'hanno scritta lo stesso, però. Vabbè, me la vuol dire sta storia o no? Insomma, sti due qua hanno aperto una startup, eh? E hanno fatto milioni, miliardi, eh? Dopo è arrivata la finanza, hanno scoperto, pagavano tutti quanti in nero. Una multa gli hanno fatto, no, io neanche scheia, neanche un scheo. Parlavano di un socio che avevano, inesistente, non sapevano neanche il nome. Adesso sono in galera. Senta, quanto tempo ci vuole arrivare all'Imperial? Vabbè, guardi, se troviamo le coincidenze coi traghetti, in 6 giorni siamo lì. Ma come? Ma è qua a Porto Tolle? Mai sentito Imperial a Porto Tolle? Io ne conosco uno, ma è una pizzeria a Manhattan! Signor Balasso! Signor Moloch! Ma è vera questa storia che ho sentito? Ha finito i soldi! Ma com'è possibile? Io ho investito decine e decine di euro! Beh sì, ma d'altronde... Come sa, il cinema costa. Ma che cazzo costa che lei fa i film in un garage? Lo sanno tutti. La sua fortuna è che io ho il cuore tenero e ho già parlato con qualcuno. Ah beh, questa è una bella notizia, signor Moloch. Lo dico subito a tutti gli attori, tutti i tecnici, macchinisti... Ma che cazzo dice macchinisti, elettricisti? Lei non ha mai dato lavoro a nessuno. Io do lavoro alla gente. Lasci fare a me. Sì, con chi ha parlato? Con chi ho parlato sono cazzi miei. Ho i miei contatti. Lasci stare. Ma non c'era anche quel bar di Adria che voleva mettere dei soldi? Lasciamo stare i bar, che è un brutto periodo. Fanno le colazioni da asporto, poveracci. Inserisca piuttosto una canzoncina di Natale, una cosa allegra. Balasso. Va bene, allora... Ci penso io! Il film può andare avanti? Sì,
il film può andare avanti. Grazie, signor Moloch. Le mando decine di euro, ma non li usi per drogarsi. Non dica così. È che vi conosco. Arrivederci. Parassiti. La notte che la luce divenne intermittente e le facce dei passanti erano un punto interrogativo, dopo una riunione fiume alla sede del giornale, sospesero il pensiero e fermarono le rotative, bruciavano nel cortile del comando di polizia le prove di delitti ancora da pianificare, mentre bruciavano in serbatoie ettolitri di petrolio per trasportare marchi ingegni a basso impatto ambientale, la notte che qualcuno scoprì finalmente il nesso tra la fame della gente e l'ideologia corrente. Bruciavano nei casinò quintali di banconote che cambiavano di mano per tornare al mittente. Bruciavano nei falò dei cortili delle scuole vecchi banchi accatastati con le vecchie parole. E le gambe delle bugie camminavano da sole, predicando rivoluzione e vecchie idee sottosale. E i figli della paghetta e dello spritz istituzionale piantarono un casino per l'antenna condominiale. Fu allora che i tatuatori, a furia di stampare frasi fatte sulla pelle, finirono tutto l'inchiostro. La notte che gli sgherri del conte di Cagliostro buttarono nel calderone il bambino con l'eroina, avvenne che le banche chiusero tutti i conti per lenire preventivamente le ferite dei blackout e le macchine imbottigliate dai lavori e dallo spavento scaricarono i passeggeri direttamente sul divano. Restarono solo i vigili a presidiare il malcontento come statue della libertà con un taser nella mano. La notte che tutti i capi organizzarono una riunione con i cazzi attorcigliati per valutare la situazione e si decise di far partire astronavi per Marte, mentre i sottosegretari se la ridevano in disparte, si caricarono le navicelle di rifugiati, di pensionati, di gente che protestava, di figli di disoccupati, di analfabeti di sola andata, di professori esauriti, di studenti senza borsa, di adolescenti disadattati. La notte che fu ammazzata l'ultima bestia feroce, la viltà fu motivata ad alzare la voce. E i bambini tirati su a psicofarmaci autorizzati stabilirono la politica monetaria degli stati. La notte che fu pronto il vaccino contro la morte, il potere spense la luce e chiuse tutte le porte. Signore del cielo e della terra, tu che sei bontà infinita, giga illimitati, lo so, noi siamo imperfetti e tu lo sai bene perché sei tu che ci hai fatti così. D'accordo, la tua superiorità è innegabile, tu hai inventato le galassie e noi abbiamo inventato la moto d'acqua, d'accordo? Un punto a tuo favore. Io, per quel poco che ho vissuto sulla Terra, so bene che se tu mi avessi dato un po' più figa, un po' meno cervello, sarei meno depresso a quest'ora, ma queste sono scelte tue. Sai bene quello che fai, anche se a vedere il ruzzola merde non si direbbe, ma in fondo il ruzzola merde, se vogliamo, è anche una metafora della nostra vita, questo animaletto che tutti i giorni si porta in giro la sua palla di cacca e poi se la porta a casa per consumarsela in santa pace. Io lo so che ogni volta che ci mandi consolazione subito dopo ti penti e ci mandi una punizione, e così da prima ci fai avere il vino e la marijuana e subito dopo ci rifili la cirrosi e Giovanardi. Sei fatto così, sei imperscrutabile. Io so bene che se tu sei fatto a mia immagine e somiglianza, a quest'ora ti trovi in un bordello a Tijuana, ma spero che ti giunga lo stesso. Oh, sismo! Ma la cosa che ho trovato nel deep web, tu devi piantarla con sto deep web. E poi come hai fatto a far entrare un fat phone nel carcere? Ho corrotto una guardia, ma vara il filmato, vara. Ma sì, vardo. Cari amici, namaste. Dominare il proprio carattere non è da tutti, ma si può fare attraverso le giuste tecniche. In questa prima lezione gratuita del mio corso sulla gestione dell'ira vi insegnerò alcune tecniche molto preziose. Quello che noi andremo a vedere sarà una... Porca puttana! Cosa ti ho fatto? Eppure
pure stanotte. Ho avuto l'illuminazione, ho capito che tu esisti veramente. Allora mi son buttato in ginocchio, dimenticando che le mie cartilagini hanno lo spessore del domopa che ti ho nominato. Sì, ti ho nominato più e più volte, ma io lo so che tu non ti offendi se noi nominiamo il nome di Dio invano, perché va a finire che ti chiami Gianfranco, non te ne frega niente di gente che offende un altro. E se in gioventù ci abbiamo provato per mesi e mesi con donne che si vedeva lontano un chilometro, che non ce l'avrebbero mai data, è perché tu ci hai dato la speranza. Bisogna sempre avere qualcosa in cui credere, è importante, d'accordo, anche i fascisti e gli stronzi hanno qualcosa in cui credere, diciamolo pure, avere qualcosa in cui credere di per sé non significa un cazzo, ma è una bella frase da dire durante le interviste. Signore, io vorrei approfondire meglio quella storia di rimettere i nostri debiti, perché ultimamente vedo più la mia banca che i tuoi angeli. Può darsi che tutte le robe che ci capita serve per imparare qualcosa? Di questa storia che ci è successa, io non so mica se ho capito cosa c'era da imparare. E io non lo so se c'era qualcosa da capire, però io una cosa l'ho capita, e cioè che tutti quegli schemini psicologici che ci rinchiudono dentro delle categorie sono solo puttanate esoteriche, che in fondo siamo tutti gregari in cerca di potere. E pensiamo che mangiando quello che mangia Dio diventiamo Dio. E pensiamo che il potere, quello vero, è appena un gradino sopra le nostre teste. Ma sopra di noi ci sono solo altri gregari come noi. E se tu risalissi la scala gradino per gradino, scopriresti una scala di gregari. E scopriresti che non c'è il potere. Esistono solo dei gregari che si trovano casualmente in cima alle scale e altri che si trovano casualmente in fondo. Non c'è una scala di valori. E se tu risalissi fino in cima, al primo gradino, beh, lì non c'è proprio niente, non c'è nessuno. C'è soltanto un'idea di potere creata dal gregario più paraculo, un'idea che tutti adoriamo come un dio inesistente. Delicatissimo! E siccome siamo in un periodo di festività, abbiamo chiamato il gruppetto dei cugini di Balasso che vi allieteranno con una bella canzone natalizia. Ecco scende lieve lieve, fa la 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 la, ma non è soltanto neve, fa la 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 la, dagli uscieri agli assessori ti rampeggio di Escobar, buffano col naso come i tori, come allucinata la città, prela le candele accese, fa la 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 la, brilla l'oro nelle chiese, fa la 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 la, ma non scalda le scintille, non ci basta la pietà, noi vogliamo l'otto per mille per salvare la cristianità, su facciamo bei regali, fa la 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 la, alle multinazionali, fa la 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 la, aeroplani, carri armati, fa la 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 la, bombardiamo i disperati, viva le nazioni e la bontà, Cristo porta a noi la luce, fa la 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 la, poi lo inchioderemo in croce, fa la 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 la, ci battiamo il petto grati, trabocchiamo di carità, sfanculando gli immigrati mentre scorreggiamo sul sofà, siamo proprio bella gente, fa la 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 la, e non ce ne frega niente, fa la 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 la,
degli stupri, degli abusi, fa la 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 la. Siamo felici ma confusi, come vuole la pubblicità. Chi si arrabbia per i vaccini, fa la 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 la. Poi si inquarta di Martini alla faccia della sanità. Chi si arrabbia per le tasse, fa la 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 la. Ruba come se piovesse e fotte la collettività. Si lamentan dei ristori e hanno il nero all'isola Caiman. Hanno libri da lì fuori e la fuoristrada nel garage. Chi ha la villa col laghetto fa la 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 la. Non si spiega i senza tetto e i clienti della Caritas. Oggi è nato il bambinello, fa la 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 la. I re magi col cammello torneranno a casa in business class, mentre il magro pastorello con le capre dormirà. Gli ricorda l'asinello che c'è l'età maio da smerdar. E adesso una notizia di cronaca. Non si trova più da giorni santo farisei ipocriti. Si teme il peggio. Buongiorno a tutti. Abbiamo quest'aula solo per mezz'ora, ma è il tempo che basta per capire i contenuti del nuovo corso. Il corso di quest'anno riguarda il gaming. Ci chiederemo cioè come sarà possibile inviare impulsi al cervello della gente mentre è impegnata nel divertimento, in modo da metterla in uno stato d'animo preventivato. Capiremo come provocare riflessi condizionati che spingono al desiderio di avere cose nuove. Tutto ciò sarà finalizzato a fare i soldi. Ma attenzione, anche fare i soldi è un riflesso condizionato. Intanto tirate fuori 20 euro a testa. D'incontri in America è stato messo sotto processo perché i loro clienti non sapevano che venivano attirati da falsi profili di gente inesistente, persone che sembravano interessate, che spingevano i single a iscriversi e quindi pagare per poi sparire. In realtà quello che i clienti non sapevano è che stavano chattando con degli algoritmi.